qui davanti a voi. Oh, bentornati a casa, cazzo. Allora, novizio? Non sono un novizio. L'abilità di un uomo si giudica dalle sue azioni, non dai segni sulla sua veste. Possiamo punzecchiarci o svolgere l'incarico. Decidi tu. Parla, ordunque. Al-Mualim ha chiesto che Majid ad-Din venga ucciso. Egli sta per assistere a un'esecuzione non lontano da qui. Sono certo che sarà scortato, ma niente che io non possa gestire. So cosa fare. Ed è per questo che resti un novizio ai miei occhi. Non puoi sapere tutto. Solo presumere. Devi aspettarti di avere torto. Di aver ignorato qualcosa. Capacità di previsione, Altair. Quante volte devo ricordartelo? Abbiamo finito? Non ancora. C'è un'altra cosa. Uno dei condannati a morte è un fratello. Uno di noi. Al-Mualim vuole che sia salvato. Non preoccuparti del recupero. Ci penseranno i miei uomini. Ma devi impedire che Majid ad-Din lo uccida. Ok. Piuma e si va verso il quinto assassino. Il tempo stringe. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Sono vicino al limite ovest del tempo di Salomone. Vabbè. Vabbè, qua vicino, ok. Perfetto, 80 metri. Va a sapere te qual è il tempio di Salomone. Mi state tenendo sott'occhio e non ho fatto nulla. Non puoi stare qui. Ok. C'è una scala lì. Silenzio! Esigo silenzio! Non sarà facile. Gente di Gerusalemme! Prestatemi orecchio! Quest'oggi sono qui per lanciare... Come sei brutto, sembri Donnarumma. Uguale. Ci sono dei malcontenti tra di voi. Essi seminano scontento, sperando di condurvi fuori strada. Ditemi, è questo che desiderate? Impantanarvi nell'inganno e nel peccato? Vivere nel costante terrore? Allora, volete reagire? Sì, guidateci! La vostra devozione mi allieta! Bisogna estirpare il male! Solo così potremo sperare di essere redenti! Questa non è giustizia! Non avete il diritto di credere di essere! E voi tutti siete passivi, complici di questo crimine! Dio vi maledica! Ai. Vedete come il male di un uomo riesce a contaminare gli altri? Cercano di instillare in voi la paura e il dubbio, ma penserò io a difendervi! Bravo, eroe! Quattro ignobili peccatori! La prostituta, il ladro, il giocatore, l'eretico! L'assassino! Tutti loro vengano sottoposti al sacro giudizio di Dio! No, ci sono gli eruditi. Mm.
No, aspetta, non ho fatto niente. Giuro, non ho fatto nulla. No, ma davvero? Non ho fatto nulla. Va bene, cioè, fanne fuori uno per uno. Che... e così sia. Forza. Forza, dai. Ehi, liscio. Sono tanti. Ma sarà un piacere, sai? Un gioco del cazzo. Sarà veramente un piacere. Vieni anche tu. Più adrenalinico. Uno degli uomini di Al-Mu'alim. Guardie, uccidetelo! Fatti avanti tu, coglione. Uno degli uomini di Al-Mu'alim. Ok, non era il caso di attaccarlo. Ma ha respinto tre contrattacchi, però ok. Forza, ne mancano sempre di meno. Oh, sto perdendo troppa vita. Forza. Ok, lui è imbattibile. E che ho recuperato due punti salute almeno. È un problema qua. Fammi, insegui? Così? Vai. Godo, bastardo. No. No! Era appena iniziato! Ditemi, qual era il vostro ruolo in tutto ciò? Intendete giustificarvi come gli altri e spiegare il perché delle vostre malefatte? La fratellanza voleva la città. Io volevo il potere. C'era una opportunità. L'opportunità di uccidere degli innocenti. Non così innocenti. Le voci di dissenso tagliano come l'acciaio. Infrangono l'ordine. In questo concordo con la fratellanza. Avete ucciso delle persone solo perché non la pensavano come voi? Certo che no. Le ho uccise solo perché potevo. Perché era divertente. Sai che cosa si prova a determinare il destino altrui? Beh, insomma... Come esultava il popolo? Non è tanto bello. Quanto mi temevano? Ero come un dio. Tu avresti fatto lo stesso, potendo... No. ...tale potere. Un tempo, forse. Ma poi ho appreso che fine fa chi si pone al di sopra degli altri. Sarebbe a dire? Ecco, lasciate che vi mostri. Questa fine. Agguantarlo è stata la scelta giusta. Abbiamo creato del casino, però alla fine è morto, quindi... Tutto è bene quel che finisce bene, no? C'è da tornare dal nostro amichetto, vero?
Ah già, non ci posso entrare mentre mi rincorrono. Vabbè, sto gioco è solo rincorrere, però ok. Questo è un onore, morire al servizio di Dio, combattendo per ciò in cui crediamo. Gerusalemme è quasi libera, manca ancora un tiranno e siamo a posto. Alla città serve un nuovo governante. Così ho sentito. Che cosa c'è? Niente perle di saggezza per me? Avrò certo sbagliato qualcosa in maniera plateale. Hai agito come dovrebbe fare una Shash. Niente di più né di meno. Che ti aspetti elogi per aver fatto il tuo dovere, però mi inquieta. Tutto quello che faccio ti inquieta. Rifletteci su. Ma fallo lungo la strada per Masyaf. Il tuo lavoro qui è finito. Che personaggio curioso. Col goniometro. Sulla mappa, ok. E si torna dal Molim. Per forza. Altro punto salute in più. Prima erano 5, adesso sono 6. E rimane solo Acri. La spada corta è ottima per difendersi rapidamente da più nemici. Chi cazzo la usa? Vieni, Altair. Dammi notizie dei tuoi progressi. Ho fatto quanto m'avete chiesto. Bene, bene. Sento che i tuoi pensieri sono altrove. Apri il tuo cuore. Ogni uomo che mi mandate a uccidere mi rivolge parole criptiche. Ogni volta vengo da voi in cerca di risposte. E ogni volta ottengo solo enigmi. Basta. Chi sei tu per dire basta? Sono l'artefice degli omicidi. Se volete che continui, per una volta dovrete parlare chiaro. Misura le parole, ragazzo. Non mi piace il tuo tono. E a me non piacciono i vostri raggiri. Ti ho offerto l'occasione di riacquistare l'onore perduto. Non perduto, strappato da voi. E poi mi avete mandato a riprenderlo come se fossi un cane da riporto. Pare che dovrò trovare un altro. Peccato. Sì? Avevi mostrato un grande potenziale. Credo che se ci fosse un altro lo avreste impiegato da tempo. Avete detto che otterrò risposta alla mia domanda quando non avrò più bisogno di chiedere. Quindi non chiedo, esigo che mi diciate che cosa lega quegli uomini. Ciò che dici è vero. Quegli uomini sono legati da un patto di sangue non dissimile al nostro. Chi sono? Non nobis, domine, non nobis. Templari. Ora capisci la vera influenza di Roberto di Sable. Tutti quegli uomini, governatori di città, comandanti di eserciti, hanno tutti giurato fedeltà alla sua causa. Il loro operato non va considerato singolarmente, ma nell'insieme. Che cosa vogliono? La conquista. Vogliono la Terra Santa non nel nome di Dio, ma bensì per se stessi. E Riccardo, Salah al-Din. Chiunque si opponga ai Templari verrà eliminato. Sta certo che dispongono dei mezzi per farlo. Allora devono essere fermati. È questo il fine del nostro lavoro, Altair. Per garantirci un futuro libero da cose simili. Perché mi avete nascosto la verità? Perché tu squarciassi il velo da solo. Come in ogni incarico, la conoscenza precede l'azione. Ciò che si apprende da soli è più prezioso di ciò che veniamo a sapere. Che poi Molim è saggissimo, ragazzi. La condotta non aveva ispirato molta fiducia. Solo che è stronzo. Capisco. Altair, la tua missione non è cambiata. Muta solo il contesto nel quale la percepisci. Ora che ne sono consapevole, potrò capire meglio i Templari che restano. C'è qualcos'altro che desideri sapere? Che ne è stato del tesoro che Malik ha recuperato nel Tempio? Roberto sembrava bramoso di riaverlo. Col tempo, Altair, tutto apparirà chiaro. Come hai scoperto il ruolo dei Templari, così sarà per la natura del tesoro. Per ora ti conforti il fatto che non è in mano loro, ma nelle nostre. Se ciò è il vostro volere... Lo è. Hai riacquistato un altro rango. Riprenditi l'arma. Usala per portare onore alla confraternita. Altair, prima che tu vada. Sì? Come sapevi che non ti avrei ucciso? A dire il vero, maestro, non lo sapevo. Ho avuto fede. Bravo. E zitto. Risposta più paraculo che ci fosse.
altro punto di salute. E pugnali da lancio extra. Ok, inutili però vabbè.